carissimi amici, e io sono sempre al Misen con il grande Ivan Massarenti. Grazie Tiziana, anzi Titti, anzi facciamo così, tira via il microfono. Ecco, grazie, siamo bene, grazie. Questa bella intervista. Oh, allora Ivan, sempre di corsa. Dunque Ivan è presentatore, cantante, musicista, corre a piedi. Ivan, cominciamo, quando nasce la tua carriera d'artista in questo mondo? Allora, a me fa molto piacere questa domanda, perché sei forse una delle poche persone che sa che io ho iniziato a leggere la musica prima di leggere le parole, perché io ho iniziato a fare le note musicali, la croma, la biscroma, a 5 anni. Poi con la tastierina Bontempi facevo Ciao Mare, una canzone che magari... E quindi hanno detto i miei genitori, forse dobbiamo fargli studiare musica. Ah, ma non sei figlio d'arte quindi? No, assolutamente no. Ma com'è sta cosa a 5 anni della musica? Boh, perché i miei ascoltavano la musica, sì, la grande musica di Raul Casadei, che a te ricorda qualcosa. E quindi Ciao Mare, Giramondo, Poeta, La Mazurca di Periferia, Il Diario di Rita, Pagina 70, sono tutte canzoni che io mi porto nel cuore, fanno parte del mio bagaglio musicale. Che cosa ti ha fatto scegliere di continuare con la musica? Devo essere sincero? C'avevo il mutuo della casa da pagare, quindi bisognava per forza... portare a casa della pecunia, e quindi io avevo intrapreso anche gli studi di medicina, non ho portato a termine perché insomma dovevo riuscire a saldare il mutuo della casa, ecco. È nata prima la tua vena artistica da presentatore o il tuo gruppo, la tua orchestra? Allora guarda, questa io con i numeri non sono molto bravo, io ho iniziato all'età di 14 anni a condurre le prime trasmissioni televisive, però facevo già delle ospitate prima con la grande orchestra del maestro Farinella Folk, magari, ecco, la bella voce di Bruno Salmi, ogni tanto io con la mia fisarmonichina andavo, facevo un paio di pezzi, e quindi mi ha proiettato proprio all'interno del mondo della musica da ballo, un mondo che mi è entrato dentro, nelle vene, dappertutto, e che mi ha portato poi a così a dare agli amici che seguivano prima la musica da ballo anche quello che era il mio modo di essere, il mio modo di fare, il mio modo di parlare, entrando anche in TV. Io pensavo che tu fossi solo cantante, invece fisarmonica, che altri strumenti? Io ho studiato fisarmonica e pianoforte, quindi ho detto, se tu tagli vengono fuori le note da qua, vedi, per quello. Ivan, scusami, solo brani di grandi artisti o anche inediti tuoi? No, io non ho degli autori che scrivono per me, io non sono un compositore, non sono un cantautore, quindi io spazio nel mondo della musica italiana, abbiamo un duo, io Chiara, ex cantante dell'Orchestra Bagutti, e un DJ Cristiano, facciamo le nostre serate all'interno dei centri sociali, sagre, piazze, insomma, dove capita di suonare per portare la nostra musica, la nostra allegria, noi andiamo. Progetti futuri? Progetti futuri, beh, continuare senz'altro nel mondo della televisione. Mi piace tantissimo fare televisione perché dà la possibilità di stare in contatto con la gente, avendo la possibilità anche con le trasmissioni che conduco di avere la diretta, quindi io ho la possibilità proprio di palpare, come si dice, la situazione del programma e sentire le opinioni anche dei nostri amici. I telespettatori, che per quanto mi riguarda una delle cose più belle è quando ci dicono ci fate tanta compagnia, è una cosa che riempie il cuore, perché magari ci sono tante persone che hanno... la sfortuna di essere da soli, che sono a casa magari anche in condizioni di salute non tanto buone, quindi noi per un'ora, due, tre ore riusciamo a fargli dimenticare un pochino le cose brutte, ed è una delle cose più belle del nostro lavoro. Ivan, allora, con tutte le cose che fa, cerchiamo di raggruppare un po', perché se noi volessimo trovarti... Se volete potete venire a casa mia anche, abito a Ferrara, venite, punto, vi facciamo una bella spaghettata io e la Titti, va bene? Cucini tu, io non so fare. Ma sì, ci sono le buste, dai. Allora, ciao a tutti amici, io ringrazio la grande simpatia di Ivan sempre qui con me, un augurio che tutto sia stupendo. Cara Titti, grazie mille, si dice che non c'è due senza il tre, due le abbiamo già fatte, la terza arriverà. Bravo. E la quarta viene da sé, ok? Grazie. Grazie, grazie, ciao. Loca, luna, llena, baila.